Buongiorno a tutti. Ha inizio la cerimonia di giuramento dei sottosegretari del governo Conte. L'anno 2018, in Roma, nel giorno 13 giugno, dinanzi al Presidente del Consiglio dei Ministri, professor Avvocato Giuseppe Conte, e alla presenza del sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, onorevole dottor Giancarlo Giorgetti, e del Vice Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, consiglier Luigi Fiorentino, in qualità di testimoni, prestano giuramento i sottosegretari di Stato nominati con decreto del Presidente della Repubblica in data odierna. Giurano come sottosegretari per la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Presidente Luciano Barra Caracciolo, l'onorevole dottor Stefano Buffagni, l'onorevole dottoressa Giuseppina Castiello, il senatore Vito Claudio Crimi, l'onorevole dottor Mattia Fantinati, l'onorevole Guido Guidesi, il senatore dottor Vincenzo Sant'Angelo, l'onorevole Vincenzo Spadafora, l'onorevole Simone Valente, il signor Vincenzo Zoccano. Come sottosegretari per il Ministero degli Affari Esteri e la Cooperazione Internazionale, l'onorevole dottoressa Emanuela Del Re, l'onorevole dottor Manlio Di Stefano, il senatore dottor Riccardo Antonio Merlo, l'onorevole dottor Guglielmo Picchi. Per il Ministero dell'Interno, il senatore Stefano Candiani, il dottor Luigi Gaetti, l'onorevole dottor Nicola Molteni, l'onorevole dottor Carlo Sibilia. Per il Ministero della Giustizia, l'onorevole dottor Vittorio Ferraresi, l'onorevole avvocato Jacopo Morrone. Per il Ministero della Difesa, l'onorevole dottor Angelo Tofalo, l'onorevole Raffaele Volpi. Per il Ministero dell'Economia e delle Finanze, l'onorevole dottor Massimo Bitonci, l'onorevole dottoressa Laura Castelli, l'onorevole dottor Massimo Garavaglia, l'onorevole dottor Alessio Mattia Villarosa. Per il Ministero dello Sviluppo Economico, senatore dottor Andrea Cioffi, l'onorevole dottor Davide Crippa, l'onorevole dottor Dario Galli, il professor Michele Geraci. Per il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, l'onorevole dottor Franco Manzato, la dottoressa Alessandra Pesce. Per il Ministero dell'Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare, onorevole Vannia Gava, l'onorevole dottor Salvatore Micillo. Per il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il signor Michele Dell'Orco, l'onorevole dottor Edoardo Rixi, il senatore dottor Armando Siri. Per il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, l'onorevole Claudio Cominardi, l'onorevole Claudio Durigon. Per il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, l'onorevole professor Lorenzo Fioramonti, il professor Salvatore Giuliano. Per il Ministero per i Beni, Attività Culturali e Turismo, il senatore dottoressa Lucia Borgonzoni, onorevole dottor Gianluca Vacca. Per il Ministero della Salute, il professor Armando Bartolazzi, l'onorevole dottor Maurizio Fugatti. Il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, onorevole dottor Giancarlo Giorgetti, pronuncerà ora la formula del giuramento alla quale tutti i sottosegretari risponderanno giuro. Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservarne lealmente la Costituzione e le leggi e di esercitare le mie funzioni nell'interesse esclusivo della Nazione. Giuro. Grazie, vi potete accomodare perché adesso sarete chiamati uno alla volta a firmare il documento. Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Presidente Luciano Barra Caracciolo.
Sottosegretario di Stato. Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, onorevole dottor Stefano Buffagni. Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, onorevole dottoressa Giuseppina Castiello. Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, senatore Vito Claudio Crimi. Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, onorevole dottor Mattia Fantinati. Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, onorevole Guido Guidesi. Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, senatore dottor Vincenzo Santangelo. Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, onorevole Vincenzo Spadafora. Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, onorevole Simone Valente. Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, signor Vincenzo Zoccano. Sottosegretario di Stato al Ministero degli Affari Esteri e alla Cooperazione Internazionale, onorevole dottoressa Emanuela Del Re.
Sottosegretario di Stato al Ministero degli Affari Esteri e Cooperazione Internazionale, onorevole dottor Manlio Di Stefano. Sottosegretario di Stato al Ministero degli Affari Esteri e Cooperazione Internazionale, senatore dottor Riccardo Antonio Merlo. Sottosegretario di Stato al Ministero degli Affari Esteri e Cooperazione Internazionale, onorevole dottor Guglielmo Picchi. Sottosegretario di Stato al Ministero dell'Interno, senatore Stefano Candiani. Sottosegretario di Stato al Ministero dell'Interno, dottor Luigi Gaetti. Sottosegretario di Stato al Ministero dell'Interno, onorevole dottor Nicola Molteni. Sottosegretario di Stato al Ministero dell'Interno, onorevole dottor Carlo Sibilia. Sottosegretario di Stato al Ministero della Giustizia, onorevole dottor Vittorio Ferraresi. Sottosegretario di Stato al Ministero della Giustizia, onorevole avvocato Jacopo Morrone. Sottosegretario di Stato al Ministero della Difesa, onorevole dottor Angelo Tofalo.
Sottosegretario di Stato al Ministero della Difesa, onorevole Raffaele Volpi. Sottosegretario di Stato al Ministero dell'Economia e delle Finanze, onorevole dottor Massimo Bitonci. Sottosegretario di Stato al Ministero dell'Economia e delle Finanze, onorevole dottoressa Laura Castelli. Sottosegretario di Stato al Ministero dell'Economia e delle Finanze, onorevole dottor Massimo Garavaglia. Sottosegretario di Stato al Ministero dell'Economia e delle Finanze, onorevole dottor Alessio Mattia Villarosa. Sottosegretario di Stato al Ministero dello Sviluppo Economico, senatore dottor Andrea Cioffi. Sottosegretario di Stato al Ministero dello Sviluppo Economico, onorevole dottor Davide Crippa. Sottosegretario di Stato al Ministero dello Sviluppo Economico, onorevole dottor Dario Galli. Il sottosegretario di Stato allo Sviluppo Economico, professore Michele Geraci, non è presente perché non è riuscito ad arrivare in tempo a questa cerimonia avendo altri impegni, per cui presterà giuramento in un secondo momento. Sottosegretario di Stato al Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, onorevole dottor Franco Manzato.
Sottosegretario di Stato al Ministero per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, dottoressa Alessandra Pesce. Sottosegretario di Stato all'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, onorevole Vanni Agava. Sottosegretario di Stato dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, onorevole dottor Salvatore Micillo. Sottosegretario di Stato alle Infrastrutture e ai Trasporti, signor Michele Dell'Orco. Sottosegretario di Stato al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, onorevole dottor Edoardo Rixi. Sottosegretario di Stato al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, senatore dottor Armando Siri. Sottosegretario di Stato al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, onorevole Claudio Cominardi. Sottosegretario di Stato al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, onorevole Claudio Durigon. Sottosegretario di Stato al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, onorevole professor Lorenzo Fioramonti. Sottosegretario di Stato al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, professor Salvatore Giuliano.
Sottosegretario di Stato dei Beni, delle Attività Culturali e del Turismo, senatore dottoressa Lucia Bergonzoni. Borgonzoni, scusate. Lucia Borgonzoni. Sottosegretario di Stato del Ministero dei Beni, delle Attività Culturali e del Turismo, onorevole dottor Gianluca Vacca. Sottosegretario di Stato al Ministero della Salute, professor Armando Bartolazzi. Sottosegretario alla Salute, al Ministero della Salute, onorevole dottor Maurizio Fugatti. Bene, adesso i signori sottosegretari ricevono un saluto da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri. Benvenuti a tutti. Solo due parole per darvi il benvenuto. È un gran piacere avervi nella squadra di governo, è un grande onore e spero che lo sia anche per voi. Il percorso, diciamo, normativo che siamo chiamati a seguire è iscritto nella Costituzione. Disciplina e onore, articolo 54 della Costituzione. Quindi abbiamo queste funzioni pubbliche e tutti cercheremo di onorarle e di espletarle con disciplina. Dal punto di vista umano ci metteremo qualcosa in più, ci metteremo tutto il cuore per cercare di non lasciare disattese le tante speranze che abbiamo raccolto in tutti questi mesi, le speranze del Paese. Abbiamo tanto da lavorare tutti, ma immagino che l'impegno non ci mancherà e la determinazione neppure. Grazie a tutti. Grazie, si è conclusa la cerimonia di giuramento dei sottosegretari. Grazie mille.